Oggi si inaugura a Copertino il ricordo della Shoah, di questo tragico evento. Lo inauguriamo con una serie di iniziative che speriamo possano emozionare e fare ricordare affinché non si ripetano più nella storia tragiche situazioni di questo orrore. Inauguriamo questa settimana della memoria con una serie di iniziative concentrate presso la stazione ferroviaria di Copertino, dove abbiamo allestito in collaborazione con una marea di associazioni sotto la direzione di Dario Chiriatti, che è un professore di filosofia appassionato e esperto di Shoah, un treno della memoria. Ci saranno dei vagoni merce utilizzati grazie anche al prestito delle Ferrovie Sud-Est. All'interno dei vagoni installeremo una mostra fotografica e delle rappresentazioni teatrali e musicali. Tutto questo avverrà dal 27 al 30. Vedevo dappertutto filo spinato e torrette, con fari che illuminavano intermittenza delle baracche lontane. Alle mie spalle si ergeva la sagoma scura, tetra, di una costruzione con al centro una torre. Era l'ingresso di Birkenau. È un'iniziativa che viene da lontano, perché negli anni passati a Copertino si organizzava anche una partenza verso Auschwitz con gli studenti, e non escludo che nei prossimi anni si possa riprendere questo percorso. E allora, nell'impossibilità di partire davvero, pensiamo ad una partenza con l'immaginazione su binari fermi, in un viaggio con ritorno, che sia un viaggio di costruzione, ma di costruzione in rete anche civica, in cui i ragazzi, che sono gli attori fondamentali di questo processo, diventino veramente protagonisti attivi di una conoscenza, che significa sapere che le cose che sono accadute non debbano verificarsi. Vigala, vigala, vigala.